Le mani delle mafie sui settori economici che la crisi dovuta al Covid ha reso vulnerabili, secondo la Svimez, Calabria, Campania e Lazio sono le regioni a maggior rischio. Sentiamo Giovanni Nicoletti. Dalla ristorazione al commercio, dai trasporti all'edilizia fino ai dispositivi medici e farmaceutici che ora si aggiungono a settori strategici come l'eolico o il ciclo dei rifiuti. La pandemia offre nuove occasioni di business alla criminalità organizzata. A sottolineare il crescente pericolo di infiltrazioni mafiose è il procuratore nazionale antimafia Giovanni Russo in uno studio che verrà presentato oggi nell'incontro virtuale promosso dalla Svimez. La malavita agisce riciclando il denaro con l'acquisizione all'asta di beni e l'ingresso nelle imprese attraverso prestanomi, professionisti che assumono il volto legale dell'agire economico, dall'altro moltiplicando la corruzione in fasi come quella attuale in cui si muove un enorme flusso di soldi pubblici. La maggior parte degli episodi, secondo lo studio, si concentra in Campania, Calabria e Lazio, con la Camorra e l'Andrangheta che tradizionalmente influenzano gli appalti pubblici, un settore cruciale per superare la crisi dovuta al Covid-19 con ingenti investimenti in opere, infrastrutture e innovazione digitale. Secondo la Svimez, serve una diversa gestione amministrativa, accelerare procedure e lavori, ma nella massima trasparenza di ogni voce di spesa o acquisto pubblico.